Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata al set della Megablox della linea Dragon's Universe, numero 95213, ovvero Deluxe Dual Blast Dragon Hunter. Il set è stato prodotto nel 2010 ed è composto da 150 pezzi. Iniziamo come di consueto dal packaging: in alto a sinistra il logo Dragon's Universe e in basso a destra il logo Megablox. Al centro una bellissima illustrazione del set. E qui su questa parte del packaging una piccola finestrella per il Try Me. Infatti questo set include anche luci e suoni, non vedo l'ora di esplorare questa feature, e include anche un CD bonus, anche questo molto interessante. Sul retro ancora il logo Dragon's Universe in alto a sinistra e quello Megablox in alto a destra, una bellissima illustrazione di tutto il contenuto del box, con i vari nomi dei personaggi e delle altre parti che lo compongono, e qui in basso a sinistra tutti gli altri set di questa linea. All'interno del box troverete ovviamente le istruzioni immancabili, a colori, piuttosto brevi devo dire, la costruzione non porta via molto tempo. Inoltre all'interno, oltre alle istruzioni, troverete questo CD che contiene, oltre a una serie di link a siti web della Megablox ormai obsoleti, anche un piccolo giochino a scorrimento orizzontale, niente di particolare, però devo dire che è già apprezzabile che lo abbiano inserito. Il set comprende queste due minifigures, alla vostra destra abbiamo il Capitan Cato e alla vostra sinistra il generale Marcus Aurelius. Sono piuttosto simili come potete vedere, però ci sono delle piccole differenze soprattutto sull'headscout. Infatti il Capitan Cato ha questa specie di visore grigio chiaro, cosa che invece non ha il generale Marcus Aurelius, ma in compenso ha questi spuntoni piuttosto pronunciati sull'elmetto. Un'altra differenza è la stampa sulla spalla destra, vedete i gradi, mentre entrambi hanno la stampa del logo dell'alleanza sulla spalla sinistra. Per il resto sembrano identiche. Vediamo l'articolazione, come sempre ottima in queste minifigures della Megablox, la testa è su articolazione a sfera, ovviamente vi verranno fornite smontate, dovrete assemblarle. Il braccio è su sfera, può ruotare a 360 gradi e muoversi leggermente in fuori e in dentro. C'è piegamento al gomito, davvero impressionante in una minifigure. Rotazione alla mano, rotazione alla vita. Opla. Sfera, come potete vedere, anche sul fianco. Infatti la gamba può andare in avanti, indietro, in fuori e in dentro. E piegamento addirittura anche al ginocchio, davvero impressionante. Per quanto riguarda invece gli accessori, Entrambi i personaggi hanno questo scudo di plastica traslucida blu con la stampa del logo dell'alleanza, quindi ne avrete due all'interno, eccoli qua, e invece una sola arma con questo proiettile blu sempre di plastica traslucida, non sparante però, che può essere sia impugnata ma anche inserita nella schiena del personaggio, dei personaggi, grazie a questo foro e a questo perno. In realtà ci sono due di queste armi, però una viene applicata sulla navicella che vi mostrerò fra un attimo. Poi abbiamo questo drago dal nome Iceblades, ovviamente il riferimento è al colore della sua pelle, color ghiaccio, molto bello, realizzato in plastica semi-traslucida, appunto blu chiaro, con alcuni dettagli, vedete, blu scuri e bianchi. Ha questa sfera verde nel centro del petto. Vediamo il volto, davvero molto ben realizzato, con questi occhi verdi. Ha anche la bocca articolata, con all'interno il dettaglio rosso della lingua. Davvero molto molto figo, devo dire. Le ali sono di plastica morbida, quindi potete anche fingere che le stia muovendo. Sulla schiena ha questa doppia mitragliatrice orientabile, di plastica grigia. Anche lui ovviamente vi verrà fornito smontato, dovrete assemblarlo, ma è semplicissimo. Vediamo l'articolazione, la testa è su articolazione a sfera con ottimo range di movimento. Come dicevo la bocca è articolata, guardate quanta vita dà al personaggio, al drago, questa articolazione. Sfera sulle zampe anteriori e posteriori. La coda è articolata, può ruotare. E infine, come dicevo, anche la mitragliatrice può essere orientata, può ruotare attorno a questo perno. È anche piuttosto grande questo drago, andiamo a vedere una comparazione con una minifigure.
Guardate la differenza. E dulcis in fundo abbiamo questo velivolo, il Condor dell'Alleanza. Ovviamente il nome si riferisce alle sue fattezze da volatile, da Condor appunto, con questo becco sulla parte anteriore, la coda sulla parte posteriore, ma soprattutto le ali. Molto interessante il design sulle ali, con questa alternanza gialla e grigia sulla parte curva e questi piccoli alettoni orientabili a ricreare una sorta di piumaggio. Le ali sono collegate al corpo centrale tramite queste due sfere, quindi possono muoversi in su e in giù. Al di sotto delle ali abbiamo questa doppia mitragliatrice che può ruotare di circa 30 gradi, non sparante, sotto entrambe le ali, vedete. Qui in alto abbiamo invece la stessa mitragliatrice che abbiamo visto quando abbiamo dato un'occhiata alle minifigures. Peccato che non ci sia qui uno spazio apposito per inserire una minifigure, appunto. Queste due mitragliatrici più centrali, invece, grigio scuro con proiettile blu, sono realmente sparanti, lo vedremo tra un attimo. Qui vediamo il logo dell'Alleanza stampato su entrambi i lati. Non ci sono stickers in questo set, per fortuna. Sulla parte anteriore abbiamo l'abitacolo con la seduta, che si muove in avanti e indietro purtroppo, però quando inserite il personaggio non starà ferma al suo posto, non si muoverà più. Questi due tubi flessibili di plastica traslucida e queste due sfere blu che giocano un ruolo molto importante nella feature elettronica di questo veicolo. Molto bello lo schema dei colori con questo giallo oro e dettagli grigi e blu. È anche piuttosto grande, la massima apertura alare è di circa 40 cm, mentre è lungo dal becco alla coda circa 31. Sulla parte posteriore, oltre alla coda, abbiamo queste due turbine, che sono statiche però non possono né ruotare né muoversi in nessun modo. Questa parte centrale è un unico blocco che contiene l'elettronica di questo veicolo, quindi sostanzialmente andrete a costruire attorno a questo grosso blocco centrale. Al di sotto del velivolo abbiamo queste due parti su cerniera che possono essere ruotate in basso e vanno a formare una vera e propria impugnatura, tipo pistola. Vedete? Questa non solo vi aiuterà a far volare nell'aria meglio il Condor, ma ha anche un ruolo nella funzionalità elettronica. E andiamola a vedere questa feature elettronica. Come potete vedere sul retro abbiamo questi due selettori. Quello di sinistra ci permette di accendere e spegnere la feature. In realtà c'è anche un'altra possibilità, ovvero abilitare solo gli effetti luminosi escludendo i suoni. Vedete qui al centro c'è il simbolo del muto. Il selettore di destra invece ci permette di selezionare tra tre diversi suoni sparanti, tre diversi suoni di sparo. Per attivare i suoni di sparo dovete premere questo grilletto rosso e premendolo non solo andrete ad attivare luci e suoni, ma andrete anche a sparare questi due missili blu. Questo e questo. Ma non finisce qui perché ci sono anche altri effetti luminosi e sonori interattivi, ovvero legati ad alcuni movimenti del velivolo. In particolare, chiudendo la manopola, attiverete alcuni suoni e annessi effetti luminosi, stessa cosa aprendola, e inoltre il velivolo è dotato di sensore, per cui muovendolo nell'aria andrete ad attivare altri effetti sonori e luminosi. Ora che ve li ho spiegati, andiamo a fare una dimostrazione. Ho già abbassato le luci per apprezzare meglio gli effetti luminosi. Andiamo a posizionare il selettore di sinistra su 1. Ci dà anche un suono e una luce di feedback, di conferma di accensione. Lasciamo invece il selettore di destra su 1. Ovviamente, essendo i missili carichi, al primo tentativo li vedrete partire. Andiamo a vedere il primo effetto sonoro di sparo. 3, 2, 1, go! Ancora. Vediamo il numero 2, abbassiamo il selettore su 2, controlliamo, ecco, ci siamo. 3, 2, 1, go! Questo va a ripetizione, vedete gli effetti luminosi vanno di pari passo con i suoni ovviamente. Vediamo anche il 3, abbassiamo tutto il selettore di destra. 3, 2, 1, go! Questo sembra proprio un bel missile che arriva e colpisce il bersaglio. Ma come dicevo, ci sono anche dei suoni, degli effetti sonori e luminosi interattivi. Andiamoli a vedere. Chiudiamo innanzitutto la manopola.
un tipico suono di accensione. Proviamo invece il sensore, proviamo a far muovere nell'aria il condor. Vai! Guardate che figata. Proviamo a farlo atterrare. Tipico suono di atterraggio e spegnimento, davvero una feature elettronica perfettamente congegnata. Per concludere, non posso che raccomandarvi caldissimamente questo set della Megablox della linea Dragon's Universe. Essendo un po' datato come set, non potete che tentare di recuperarlo su siti come eBay, dove potete trovarlo ancora a prezzi tutto sommato onesti, ovvero circa 35-40 euro più spedizione, oppure sperare di avere un colpo di fortuna come quello che è capitato a me, che sono riuscito a trovarlo in un toy center ad un prezzo affare, 25 euro. Detto questo, io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, a mettere mi piace alla mia pagina Facebook, trovate il link in descrizione, e detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!